Buongiorno a tutti, bentrovata Denise. Trovato Giovanni. Abbiamo deciso di fare questo brevissimo, brevissimo video per voi adesso, prima che inizi la stagione fredda, per passarvi alcune informazioni base molto importanti per proteggere la nostra salute prima dell'inverno. Con Denise studiamo da tanti anni la prevenzione primaria naturale, come sapete. Molti di voi hanno già fatto anche qualche cosa in passato. Adesso questo video ha l'obiettivo di darvi il suggerimento di fare un'azione molto semplice, molto breve, per alzare il livello del sistema immunitario e abbassare il livello di infiammazione, di tossine e di acidosi che invece fa dell'ambiente del corpo un ambiente fertile per le malattie. Cos'è che possiamo suggerire di fare, Denise, come un'azione semplice da fare prima dell'inverno? Un'azione molto semplice sarebbe, e anche breve, sarebbe una bella depurazione di 9 giorni, 9 giorni. proprio per 9 giorni, corta, breve, ma molto, molto profonda. E servirebbe proprio per togliere, lasciare andare tutte le tossine accumulate in eccesso, abbassare il livello di infiammazione, che è molto importante adesso che ricominciano con le pandemie. E poi adesso entriamo anche nella stagione invernale, quindi comunque ci saranno molti più virus in circolo e di conseguenza è una buona cosa lavorare sul proprio corpo per alzare comunque le difese immunitarie. Certo. Tenete conto che il livello di infiammazione che portate dietro nel vostro corpo e la quantità di tossine non smaltite sono quelle due basi, insieme all'acidosi, che fanno sì che se un batterio, un virus, un microrganismo viene a contatto con il nostro corpo, si espande, può trovare un terreno fertile oppure no. E quindi avete notato che ci sono persone, per esempio durante il Covid, che assistevano i genitori e magari stavano con loro settimane e settimane e non prendevano nulla. Altri invece che si avvicinavano a 10 metri da una persona malata e si ammalavano. E quella differenza la faceva il terreno, la loro condizione. Quindi questo è il suggerimento. Questo non vuol dire che non ci si ammala mai, potremmo anche ammalarci, ma i sintomi saranno lievi, non saranno gravi. Questo Assolutamente, è assolutamente. molto E proprio come una persona sportiva che correndo, camminando, cade, si inciampa, si rialza subito, e una persona che non sta neanche in piedi, cade e rovinosamente si fa molto molto male. Dipende dalla condizione che ha. Quindi noi vi incoraggiamo a fare questa azione semplice semplice e tenete conto che abbiamo preparato un modulo, adesso nel cambio stagione, con cui voi potete ordinarvi da soli questo, diciamo, kit di questi 9 giorni che contiene, ve lo ricordiamo all'interno, l'aloe, che è la cosa più importante, le fibre micronizzate che nutrono l'intestino, la garcinia e il therm, che sono nutrienti che aiutano il sistema metabolico a elevare il livello di energia e buttare fuori velocemente le tossine, e poi un nutraceutico che è un succo di antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi e potenziano le cellule, le proteggono dall'ossidazione. Lo potete fare standard con questo antiossidante con l'aloe, oppure potenziato con l'arginina pura, che è un estratto dai frutti rossi, ma lavora anche sulla qualità, la fluidità del sangue, sull'elasticità delle pareti dei vasi sanguigni, sull'energia a livello cellulare, la regolazione del sonno. Insomma, fa qualcosa in più. Comunque lì nel modulo trovate tutto. E che consiglio possiamo dare, finale, Denise, alle persone che ci stanno ascoltando? prendetevi cura di voi stessi, che è la cosa più importante perché ci permetterà di prenderci cura dei nostri cari. Grazie, Denise. Un caro saluto a tutti, siamo disponibili, se noi vi abbiamo mandato questo video, una nostra guida, per rispondere alle vostre domande senza impegno. Esatto. Ciao a tutti. Tutti, passiamo un bell'inverno alla grande, sano.